progetto di Morena Cecere, assessore alla cultura, al turismo, agli eventi e alla promozione culturale del comune di Montesarchio, gli spazi dello stellitoio del complesso delle Clarisse, già passeggiata coperta per le monache di clausura, diventa un luogo del contemporaneo, dove gli artisti possono essere ispirati ed assorbire la storia del complesso, mentre i visitatori possono chiacchierare con gli artisti e vedere le mostre. Una struttura suggestiva con capriate in legno ed illuminata da piccole finestre ad arco, dalle quali è possibile godere la vista di Montesarchio e dell'intera Valle Caudina. Sabato 29 ottobre, in sinergia tra diverse istituzioni coinvolte, è stata inaugurata la mostra Vollaro, una personale dell'artista progettata appunto per gli spazi originali dello stenditoio, una mostra che vuole essere un viaggio esclusivo nella produzione dell'artista originario di Scafati. Ospitiamo con grande orgoglio la mostra di Luigi Vollaro nel passeggiatoio delle Clarisse di Montesarchio, un luogo tanto caro alla nostra comunità che si conferma un posto d'eccezione per ospitare eventi culturali, mostre d'arte ed eventi prestigiosi. Ringraziamo Ferdinando Creta, il direttore del patrimonio artistico della città di Montesarchio, per il grande lavoro che sta svolgendo sul nostro territorio, e questa mostra è un esempio. Uno dei tanti frutti del lavoro svolto per promuovere la città attraverso la valorizzazione dei nostri siti culturali, e il passeggiatoio delle Clarisse è sicuramente uno di quei posti del cuore. Fin dalla formazione presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, sotto la sapiente guida di Augusto Perez e Umberto Mastroianni, Vollaro si esprime nelle materie più disparate, che plasma a secondo delle necessità di ricerca, fino a giungere ad una produzione che indaga il contesto della realtà contemporanea in tutte le sue sfaccettature. Per la mostra si è scelto un criterio prettamente cronologico: tracciare la storia di Luigi, quindi partire dalle prime esperienze degli anni Ottanta, caratterizzate sicuramente dalla grandissima esperienza dell'Officina di Scafati, che ha portato alcune di queste opere a essere esposte anche alla Quadriennale di Roma, e segnare i vari materiali che hanno caratterizzato i periodi storici della produzione di Vollaro. Quindi il piombo, il rame, la cartapesta, un lavoro talmente eclettico che non può essere riassunto con poche parole, ma che vive una sua dimensione materica ogni volta in una forma diversa, rimandando a quello che è, uno, la tradizione, perché pensiamo alla cartapesta, pensiamo alla terracotta, ma intanto hanno un respiro internazionale per i temi trattati. Pensare a una mostra in questo spazio necessita di confrontarsi con lo spazio stesso. Ogni spazio ha le sue peculiarità. Posso pensare a uno spazio così connotato alla necessità di vivere, di essere vissuto dalle opere, non di essere allestito. Quindi la scelta delle sculture si presta a questa idea. Sono sculture che aggrediscono il fruitore, sono sculture che vivono con il fruitore, che vivono lo spazio. In mostra con le opere in terracotta degli anni Ottanta, periodo in cui l'artista è membro della cosiddetta Officina di Scafati, insieme ad Angelo Casciello, Franco Cipriani, Luigi Pagano e Gerardo Vangone, le figure totemiche degli alberi della vita si mescolano nei sogni di divenire aviatore, tema che ha caratterizzato gran parte della prima produzione dello scultore, dove sono esposte alcune delle sculture in piombo in cui l'immaginazione di Vollaro si realizza, come ricordava Enrico Crispolti, in una maggiore articolazione plastica e spaziale, sempre comunque accentuando la valenza materica delle superfici, sino ad arrivare alla produzione più recente in rame e cartapesta. Questa mostra di Montesarchio, diciamo, punta perfettamente quella che sono gli elementi centrali della scultura o comunque dell'esperienza di Luigi Vollaro, dalla terracotta, che praticamente sono gli anni nei quali lui realizza le opere che poi lo porteranno alla Quadriennale di Roma, fino ad arrivare alle esperienze ultime, queste bellissime che ha fatto per Montesarchio, che sono queste piramidi, dove ritorna anche la cartapesta, che sono le opere che sostanzialmente lui aveva esposto proprio da giovane. Bellissima mostra, pochi pezzi ma centratissimi, che danno perfettamente il carattere e anche la ricerca sui materiali che Luigi ha condotto in questi 4 decenni. La rete del contemporaneo nell'area sannitica è una realtà non solo da oggi, nemmeno voglio dire da questi ultimi anni. Questi ultimi anni l'ha incrementata, l'ha accelerata, e soprattutto la caratterizzazione che parte da Arcos, che è quella di dare, diciamo, un rilievo alle forze
o meglio agli operatori che dal dopoguerra in poi hanno operato in Campania, quindi le grandi mostre dedicate a Persico, dedicate a Di Ruggiero, ma soprattutto quelle che ora stanno centrando le nuove esperienze, vale a dire i giovani. Il lavoro di Vollaro negli ultimi tempi, sempre più legato alle figure alchemiche, a fuochi fatu e alle metamorfosi, sfruttando la malleabilità del supporto metallico, da un lato crea figure in continuo mutamento che si sviluppano in una verticalità sempre meno solida rispetto alla produzione in piombo, dall'altro, con il ritorno alla cartapesta, attinge al repertorio dell'idea del volare che già aveva segnato l'infanzia dell'artista e molte delle sue opere negli anni Ottanta. Vollaro è ritenuto senza dubbio dalla critica un artista campano di notevole interesse. La sua produzione scultorea in continua sperimentazione, pur rinnovandosi, conserva sempre comunque una forte potenza gestuale e tecnica. L'artista, legato ad una dimensione che interroga la realtà circostante in continua trasformazione, con il suo lavoro si misura con tempi basilari come il potere, le persone e il territorio, nell'ottica di un mondo in continuo cambiamento. All'interno degli spazi caudini, le opere di Vollaro, in una scenografia inedita, con la loro natura teatrale, trasportano i visitatori in un mondo ironico e destabilizzante, in grado di mettere in discussione la società. Sono felice di essere qui e mi tocca ringraziare prima di tutto l'amministrazione comunale che ha voluto questa mostra, a Ferdinando Credi e a tutto il gruppo che ha collaborato nell'organizzazione e nel tirare su questa mostra. Spero di poter dare un segno ben preciso del mio lavoro con le sculture esposte, tenendo presente che i lavori vanno da un periodo, stavo dicendo antico, un periodo un po' datato, che è queste qui in terracotta che sono nate nell'84, fino ad arrivare ad opere dei giorni nostri, diciamo così, del 2022. Ci sono rappresentate le varie tappe del mio lavoro.